Ecco, io continuo. Eccoci al terzo appuntamento con la sezione dedicata ai manuali e alle ricerche, che noi abbiamo chiamato i libri per curiosi. Oggi parliamo di arte. Scegliamo da quale libro partiamo per presentarvi i libri d'arte. Monet, Picasso, sì. Rosso come? Secondo voi rosso è come un peperoncino? Beh, rosso in realtà è molto, molto di più. Rosso come... Quanti tipi di rossi diversi ci sono? Quanti rossi potete incontrare ogni volta che uscite in un parco? Beh, questo libro vi racconta tutto. Le infinite possibilità che ci stanno dentro un colore, dal rosso all'arancione al blu, e scoprirete che la natura ha molta più fantasia di noi. Ma perché troviamo degli inventari di animali, frutta e ortaggi, insetti nel reparto di arte? Beh, perché questi libri, oltre ad essere degli elenchi meravigliosi di animali, frutta e ortaggi, insetti, sono delle vere e proprie piccole opere d'arte che vi permetteranno di imparare a disegnare e a osservare le cose da molto, molto vicino. Tutti i disegni sono realizzati a china ed acquarello e sono un invito a scoprire la natura nei suoi piccoli e meravigliosi dettagli. E dopo aver parlato di arte, vi aspettiamo per la prossima puntata con i libri curiosi, dedicati ai libri di storia e ai miti. Vi sorprenderemo.